Sindaco Biondi, questa sera una conferenza stampa, diciamo, atipica, ha voluto aprire alla città la forte emozione che ha vissuto questa mattina. Beh, era giusto condividere con il territorio la vittoria del territorio, perché questo dossier nasce da lontano, nasce nella candidatura precedente a Capitale Italiana della Cultura, in cui avevamo fatto un lungo processo di ascolto, di condivisione con le istituzioni pubbliche, con le istituzioni culturali, con tutti coloro che vogliono concorrere alla vita culturale di questa città e di questo territorio. Abbiamo ampliato lo sguardo non soltanto al resto della regione Abruzzo, ma anche ai comuni, ai territori protagonisti loro malgrado dei fenomeni sismici del centro Italia del 2016-2017. Finalmente ci siamo, quel lungo lavoro ha portato i suoi frutti, ma è solamente un punto di partenza, non certo un punto di arrivo. Adesso si dovrà lavorare tanto per dimostrare che siamo all'altezza del compito che ci è stato assegnato, del riconoscimento che ci è stato conferito. Ecco, il ministro Sangiuliano questa mattina ha annunciato che dall'anno prossimo ci sarà anche la capitale dell'arte contemporanea. Adesso io non vorrei metterle fretta, e noi ci gustiamo il momento, però insomma abbiamo il Maxi, abbiamo musei importanti, forse ce la possiamo giocare anche lì. Diciamo che dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo avuto, dobbiamo concentrarci su quello che abbiamo ottenuto. È giusto che altre città partecipino e concorrano per ottenere altri riconoscimenti altrettanto importanti. La cosa che possiamo garantire è che, così come ho anticipato la volontà di collaborare con le altre città finaliste, collaboreremo con tutte le città medie o medio piccole, così come è stato, diciamo, chiesto, perché le grandi città hanno già le loro dinamiche, però le città medio-piccole possono recitare un ruolo importante, possono raccontare tante storie, e noi siamo lì disponibili a collaborare con loro o a rispondere positivamente a proposte di collaborazione. Un'ultima cosa, era presente questa sera anche il cardinale Giuseppe Petrocchi, che in una sua dichiarazione oggi ha detto che l'Aquila capitale della cultura non è un privilegio, ma il riconoscimento di un lavoro fatto che sostanzialmente fa il paio con quanto aveva chiesto lei stesso alla Commissione, di non considerarlo come un risarcimento questo. Ma sarebbe riduttivo pensare che un titolo, per quanto autorevole, per quanto bello, per quanto importante, possa risarcire di quello che abbiamo subito. Non siamo andati là con le lacrime agli occhi e cappelli in mano ad elemosinare un ristoro, siamo andati là a chiedere che ci venisse riconosciuto il percorso che abbiamo fatto e che l'attenzione della commissione, della giuria, fosse concentrata sul dossier e su quello che abbiamo detto in audizione. Non su altro, non sull'appartenenza politica del sottoscritto, non sulla bellezza in sé della città dell'Aquila, che è innegabile, che non ha bisogno di titoli, né sul terremoto né sul dolore provato, semplicemente su quello che diceva il bando, la nostra proposta, le nostre idee, la capacità di metterle in pratica. D'altra parte il giudizio della commissione è stato chiaro. Sì, è stato unanime, questo naturalmente mi fa piacere, abbiamo avuto modo di approfondire, seppur in parte, anche gli altri dossier, erano tutte proposte molto valide, lo ha detto il Presidente della giuria, lo ha detto il Ministro Sangiuliano, in passato ci è toccato di perdere o di non essere riconosciuti. Quest'anno ci è toccato questo privilegio. L'importante è la capacità di non disperdere il lavoro fatto. Così come abbiamo fatto noi qualche anno fa, così dobbiamo essere in grado di farlo con le altre città.